Teresa Arcidiaco e sono una executive business coach. Mi occupo di coaching da circa 12 anni. Prima mi occupavo, ero responsabile di marketing in un'azienda di grande distribuzione. Sono stata per diverso tempo parte attiva di un'associazione di coach e sono stata anche presidente di questa associazione. Oggi sono qui per parlarvi di ascolto. Ho scelto questo tema perché oggi più che mai nel periodo del Covid la qualità delle relazioni è in pericolo. Parliamo tanto di energia pulita, mentre nelle relazioni funzioniamo come dei veri e propri motori a scoppio dell'Ottocento. Consumiamo un sacco di energia. Sembra che ci sia quasi una gara al peggior ascolto. C'è una frase di Chuck Palahniuk che mi ha colpito: la gente non ascolta, aspetta il suo turno per parlare. In effetti, non ascoltare oggi è veramente molto facile perché ci sono tante distrazioni dal cellulare, dai pensieri. E poi, peraltro, parliamo tanto di connessione, in realtà mi chiedo, siamo veramente connessi? Ci sono tantissimi corsi sul mercato che parlano di comunicazione efficace. Sembra quasi che l'ascolto sia la parte nascosta della comunicazione. Difatti, ci sono tantissimi corsi sulla comunicazione, ma pochissimi sull'ascolto e ancor meno sull'empatia. Ecco perché mi sono voluta soffermare su questo tema che per me è molto, molto caro. Innanzitutto, chi ascolta? Da dove si comincia? Come possiamo cominciare? Cominciamo dall'ascolto di se stessi. Come possiamo ascoltare gli altri se non siamo realmente connessi con i nostri centri? Come possiamo creare quello spazio di accoglienza per, fare in modo di ascoltare le parole dell'altro? Quindi la prima regola per ascoltare è fare silenzio. Fare silenzio perché il coach sa che è importante, per esempio, prima di una sessione di coaching prepararsi. E ci sono varie tecniche, c'è la tecnica della respirazione. Non so se sapete che tra inspirazione ed espirazione c'è un piccolissimo momento in cui c'è uno spazio e lì non ci sono pensieri. Quindi soffermarsi su quel punto potrebbe essere un momento per creare spazio, ma si può creare spazio anche con la meditazione, con lo yoga, con lo sport, con la musica. Insomma, ognuno può scegliere il suo modo per generare ampiezza, per generare accoglienza. Generare accoglienza non vuol dire che io ti ascolto, cioè che mi devi stare simpatico, io devo starti simpatico. Significa accettare di ascoltare delle cose su cui non sono d'accordo o che non mi piacciono, che possono essere paure, fallimenti. È importante che ci sia un ascolto che restituisca dignità. È importante, mentre ti ascolto, io voglio che tu percepisca che quello che stai dicendo a me importa, per me è importante, è interessante. E poi altra cosa è appunto che cosa ascoltare? Cosa ascoltare? Ascoltare sicuramente il verbale, il paraverbale, il non verbale, ma ascoltare anche le parole calde, le frasi ricorrenti, le forme impersonali, i verbi, le metafore, insomma, ci sono tanti aspetti di un enunciato che possono essere ascoltati, ci sono tante sfumature e a volte ci vedremo nei prossimi incontri e ci chiediamo, ma le orecchie bastano? È importante ascoltare quelle che sono le attitudini, le potenzialità espresse e non espresse. Proviamo a immaginare un insegnante, un genitore, un leader, un manager. È importante riuscire a sviluppare e allenare questo ascolto. Inoltre, la cosa più importante, anzi no, la cosa più importante, cioè al pari delle altre, da non trascurare è come ascoltare. Quando noi ascoltiamo, riusciamo ad ascoltare, riusciamo ad essere neutri oppure abbiamo aspettative? Riusciamo a essere come se fossimo in un mare sconfinato in cui lasciamo che il vento muova le onde, oppure alziamo dei muri di scogli e fermiamo tutto.
Con quale intenzione quindi noi ascoltiamo? Con quale convinzione noi ascoltiamo? Se per esempio io sono convinta che, da me viene una cliente, sono convinta che se lei mi chiede che vuole cambiare lavoro e ha 50 anni, sono convinta che si possa cambiare lavoro soltanto da 40, a 40 anni, 50 anni è troppo grande, con quale... Che effetto avrà questa mia convinzione sulla mia, sul mio rapporto professionale con questa persona? Quindi lasciamo spazio allo stupore quando ascoltiamo, alla sorpresa? Oppure utilizziamo stereotipi, giudizi, pregiudizi, quindi riusciamo ad evitare di categorizzare, classificare, ridurre all'ovvio. Ecco, noi il giudizio è difficile eliminarlo, noi facciamo tanto allenamento per eliminare il giudizio. In realtà lo possiamo sospendere, come lo possiamo poi anche riprendere. Cosa succede quando sospendiamo il giudizio? Perché un ascolto filtrato da un giudizio, da un pregiudizio, va a incidere su due elementi importantissimi, fondamentali, che sono l'apprendimento e l'innovazione. In quest'epoca l'apprendimento e l'innovazione sono fondamentali, perché l'apprendimento ci consente di conoscere cose nuove, quindi di avere nuove idee. L'innovazione ci consente di fare nuove scelte, quindi di compiere nuove azioni. Quindi l'ascolto non solo migliora le relazioni, ma consente anche di avere un miglioramento delle performance è un vantaggio competitivo. Chi non ascolta invece ha una sola opzione, conosce me. Dal prossimo martedì cominceremo quindi questi incontri. Oggi ho fatto così una carrellata del tema e andremo a approfondire con appositi modelli anche molto noti per vedere concretamente, in maniera molto pratica, come li possiamo attuare, come li possiamo attivare conoscendoli. Io tutte le volte vi darò degli esercizi, dei task da fare a casa. Abbiamo detto da cosa si comincia dalla connessione, quindi connessione con se stessi. Quindi avrei un esercizio da molto carino da farvi fare, che si chiama il ricordo di sé, ed è un esercizio di presenza. Che è stata stimolata dagli studi di Gurdjieff, il filosofo Gurdjieff. Quindi durante la giornata, quando compiamo delle azioni ripetitive, per esempio vestirci, lavare i denti, lavare i piatti, eccetera, proviamo a soffermarci su quello che stiamo facendo, quindi non soltanto con il corpo ma anche con la mente. Quindi ripercorriamo tutto quello che stiamo facendo. Se ci può aiutare, possiamo anche parlare a voce alta e cercare di percepire i nostri sensi, tutti, e anche provare a vederci da fuori, cercare di capire dove siamo, capire appunto, essere veramente presenti nel qui e ora. Purché sia, è importante che siano delle azioni ripetitive, quelle azioni ripetitive in cui molto spesso la nostra mente si perde nei pensieri e quindi questo provoca delle distrazioni. Quindi la prossima volta ci vedremo e magari mi direte com'è andata, se ci sono delle novità. Grazie.